Ormai erano mesi, quasi anni, che sentivo il bisogno di girare questo video e raccontarvi la storia di BB Cooking. Ma prima vi dico chi sono. Mi chiamo Riccardo Damaro e sono nato negli anni del Game Boy, facendomi delle grandi sfide a Gran Turismo con la mitica PlayStation. Ricordo ancora il giorno che il mio vicino di casa tornò a casa con quella console. Che sfide. Sono cresciuto nel parco del Curone mangiando formaggini di Montevecchia e sfrecciando con la mia mini motocross, il Grizzly. Ho vissuto in classiche ville taschiera, tipiche degli anni 80. E pensate che fino all'età di 10 anni ho giocato con un solo amico, che poi divenne una delle figure più importanti della mia vita, fino a diventare uno dei miei testimoni di nozze. Fin da quando ero piccolo ho sempre guardato mia mamma cucinare. E anche grazie a lei si ho questa passione per la cucina, puntando tutto sulle materie prime e la semplicità. Nella vita ho sempre fatto il creativo. Istituto grafico alle superiori, 3 anni di graphic design allo IED di Milano, 4 anni in una web agency, conoscendo anche uno dei più grandi maestri della mia vita, il Caspa. Nel 2018 ho incominciato a mettere il naso nel mondo del barbecue. Era un mondo nuovo, con terminologie incomprensibili. Ma la cosa più complicata e confusionaria era scegliere un rub. Provandoli tutti, non ce n'era uno che mi andasse bene. Io cercavo qualcosa di semplice, qualcosa che esaltasse le qualità della carne. Erano troppo pepati, troppo piccanti o troppo oliati, addirittura alcuni con l'OGM, molti con etichette incomprensibili in cui non si capiva la destinazione d'uso. Decisi di dedicarmi full time a BB Cooking. Iniziai questa avventura nel garage dei miei genitori, acquistai le prime 4.000 latte e incominciai a studiare. La scelta delle materie prime per comporre un rub era fondamentale. Girai l'Italia da nord a sud per trovare solo il meglio, e la nostra Italia ha tanto da offrirci. Andai fino in Sicilia, dal mio amico Vincenzo, che è una coltivazione biologica di arance e di limoni. Da lui ci riforniamo della scorza dei suoi agrumi. Poi incontrai Tommaso, che ha uno degli ingredienti più invidiati al mondo, l'aglio nero di Voghera, un prodotto addirittura DOP, un prodotto che ha i sentori di liquirizia grazie alla lenta stagionatura fino a 60 giorni. Un altro ingrediente king, a me piace chiamarli così i miei ingredienti, è il miele in polvere, che arriva direttamente dal Gran Sasso in Abruzzo. È un dolce acido che ha la capacità di ritardare al massimo la Maillard, perfetto per il low e slow. Mi concentrai sul packaging, il mio pane, e fin da subito pensai alla latta in alluminio, semplice e infinitamente riciclabile. Oggi uno dei marchi fondamentali di un brand. Anche le etichette dovevano risolvere uno dei principali problemi che avevo riscontrato: capire dove usare quel rub. Ecco perché ho voluto essere molto esplicito usando icone di animali. Ogni spezia è diversa l'una dall'altra e va trattata in un modo unico. Per esempio, lo zucchero moscovado diventa duro come cemento e deve essere ogni volta setacciato prima della miscelazione. Anche la fase di pesatura deve seguire un preciso protocollo, un preciso ordine. Deve essere senza grumi, con la giusta granulometria, che è fondamentale per il barbecue. Con BB Cooking voglio diffondere la qualità del Made in Italy, per trasmettere la cultura del barbecue. Lavoriamo solo con piccoli artigiani per ricercare le migliori spezie sul territorio.
Non usiamo stabilizzanti, non usiamo coloranti o agenti chimici all'interno dei nostri rub. Mettiamo solo spezie, vero zucchero, sale e il tutto senza glutine. Per noi ascoltare il consumatore è fondamentale, capire i suoi gusti, capire quello che vuole, quello che magari c'è anche da cambiare. In questo modo noi possiamo portare avanti la ricerca, possiamo sperimentare nuovi abbinamenti e creare nuovi rap.